diamo il benvenuto a Luna Divanna, presentata dalla radio come una straordinaria ragazza che si occupa di bambini. Ciao Luna! Ciao. Adesso sei anche sui social, ti vedono. E prima ti volevamo dare un benvenuto straordinario. Ti è piaciuto? Molto carino. Però sei abituata. Sì. Con i bambini sì, e poi soprattutto con gli animatori e gli intrattenitori, ovviamente. Beh, mi guarda male, come sì. Cosa fa? No, mi giro così? No. Ah, ok. Meglio così, sei più a tuo agio? No, girati da questa parte. Sembra quelli delle Iene, visto quando non si fanno vedere, che hanno fatto qualcosa di male, no? Beh, io ho ucciso uno. No. Allora andiamo seriamente però a fare qualcosa di bello. Andiamo a scoprire questa tua idea, che tra l'altro cioè hai brandizzato il tuo nome e cognome, Luna Divanna. Sì. Un'idea che non sapevo come chiamarla, non avevo voglia di mettere né party né feste, quindi ho detto perché no, nome e cognome. E ci ha provato, insomma, e sta funzionando. Perché hai scelto di occuparti di eventi per bambini, ma soprattutto cos'è che fai? Allora, eventi per bambini per caso. Diciamo che io mi sono occupata sempre per gli eventi di lusso, ho lavorato per anni all'estero negli eventi di lusso, e quindi è nato tutto per caso con la nascita di mio figlio, e ho dovuto organizzare, insomma, il suo primo compleanno. È stata un po' un'impresa, cercare internet, insomma, un'attività che fosse una ragazza, qualcuno che mi aiutasse in organizzazione di questo evento del primo compleanno. E guardando, interfacciandomi, insomma, online, non ho trovato nessuno e ho detto perché no iniziare questa nuova attività. Ho fatto tutto da sola e è venuta una festa pazzesca. Ho detto vabbè, vediamo, questo a Roma non c'è nulla, nel Lazio non c'è nulla, perché non provare un'attività nuova? E devo dire che, insomma, le cose stanno andando molto bene. Allora, quindi se la gente ti chiamasse, sì, sto chiedendo, dico, se la gente ti chiamasse, qual è la tua specializzazione? Allora, cosa noi fai? Organizziamo tutto, la festa dalla A alla Z, dalla grafica dell'invito alla personalizzazione. Sono feste a tema, da tutti i temi possibili, immaginabili, quindi aiutiamo le mamme a realizzare un piccolo sogno per i propri figli. La mamma ci dà, insomma, una sorta di children event planner, quindi per bambini, un'organizzatrice di eventi per bambini che non esisteva, o comunque non esiste nel panorama italiano. E quindi diamo, insomma, tutti gli strumenti alla mamma per realizzare, insomma, la festa dei loro sogni, e l'aiutiamo proprio in tutta la realizzazione. Oggi una mamma che lavora a tempo pieno non ha sicuramente il tempo di organizzarla, e quindi ci siamo noi, entriamo noi ad aiutarla. Senti, la tua amica dietro la videocamera che è una mia collaboratrice, Gaia. Ah, sì? Gaia, sì. Ma ultima domanda, fai anche, insegni l'inglese? No, io ho fatto una scuola internazionale, quindi ho fatto una scuola americana e poi, insomma, ho vissuto tantissimi anni all'estero, e quindi conosco benissimo, sono bilingue, conosco benissimo la lingua inglese. Va bene, no, pensavo, no, dato che ho sentito una straordinaria pronuncia, allora così. Va bene. Grazie, brava. Grazie a voi per avermi ospitato. Ma che bello, dai, chiudiamo così, dai. E guardo il mondo da uno blocco.